Nell'entusiasmante sviluppo della trattativa tra la ZAR Samarczyk e l'Inter, l'Udinese ha dimostrato un ruolo attivo e determinante, con il presidente Giampaolo Pozzo coinvolto in prima persona. Il club friulano non è rimasto semplice spettatore, come riporta il Messaggero Veneto. I colloqui stanno bollendo e il futuro di Samarczyk sembra essere in bilico. Nelle sale del club è in corso uno sforzo concertato per convincere il padre e promotore di la ZAR Samarczyk ad accettare i termini dell'affare. In ballo non c'è solo un affare, ma una potenziale esplosione di possibilità, come ha indicato il padre del giocatore parlando di provvigioni nella fascia 200-300.000 euro. In una serie di lunghi colloqui, che si sono protratti fino alle prime ore di ieri sera, l'Udinese sta lavorando instancabilmente per raggiungere un'intesa. Ciao tifosi nerazzurri, di nuovo benvenuti! Iscriviti al nostro canale per ricevere in prima persona le ultime notizie sull'Inter. Mentre si consuma tutto questo dramma, la ZAR Samarczyk è già tornato alla sua base di Udine dopo una parentesi milanese. L'energia è palpabile mentre si prepara per un altro allenamento con Brusseschi in programma alle 17. Il giocatore serbo, la cui posizione in rosa non sarà semplicemente scartata, sarà indirizzato ad allenamenti separati, situazione che ha già affrontato in precedenza. Con le visite mediche effettuate sotto lo sguardo attento dell'Inter, la certezza che presto sarebbe diventato un giocatore nerazzurro sembrava incrollabile. Oltre ai colloqui in corso su Samarczyk, l'Udinese è chiaramente concentrata sul rimodellamento del proprio centrocampo. La visione del club per il futuro non include più il talentuoso giocatore serbo come pezzo centrale di quel puzzle. La prova di questo cambiamento di prospettiva è nei colloqui in corso per coinvolgere altri attori per sostenere la regione centrale. Fabian non è l'unico nome in discussione, c'è uno sguardo ravvicinato a Toma Besic, talento croato della Lazio. Chiaro l'interesse dell'Udinese, con una richiesta di prestito con diritto di riscatto. Inoltre, il club tiene d'occhio il terzino francese del Nantes, le cui doti potrebbero completare la squadra. Mentre le trattative continuano a svolgersi, l'Udinese sta emergendo come una forza dinamica e attiva sulla scena dei trasferimenti, con il presidente Giampaolo Pozzo che assume un ruolo decisivo. L'Udinese, a sua volta, dimostra la sua determinazione a tracciare un nuovo corso per il centrocampo, cercando preziosi rinforzi per plasmare il futuro. Cosa ne pensi di questi sviluppi che coinvolgono la ZAR Samarczyk e l'Udinese? Come vede l'intervento del presidente Giampaolo Pozzo e l'approccio attivo della società alla trattativa? Commenta qui sotto!